maestro, facendo un paio di passi indietro a prima della sosta natalizia, prima del bagare del calciomercato, ti saresti aspettato a febbraio, quindi è tutto finito, di ritrovarti una squadra forse anche più forte sotto certi aspetti di quella che avevi prima, ma soprattutto con così tanti punti in più e con una posizione di classifica che fa venire le vertigini, sempre se guardata da prima della situazione. Però una cosa alla volta, punti in più riferita all'anno scorso siamo più o meno uguali? No, rispetto alla situazione che avevamo prima. Cioè, da quando ha iniziato il calciomercato? Esatto, della sosta del campionato abbiamo fatto... Ma io l'ho detto anche a Roma nella domanda che mi è stata fatta da Sandro in Mixzona, che ho voluto... La cosa che mi ha colpito di più di questo gruppo, partendo dall'allenatore a tutti i ragazzi, è stata questa grandissima forza di maturità, di estraniarsi da tutto quello che è il vociare, che è normale, del calciomercato. E magari per episodi mi viene a mente la partita di Verona, ma sicuramente però hanno messo in campo tutto loro stessi e mettendo fuori tutto quello che sono le problematiche che può creare il calciomercato. Io sono assolutamente contrario a svolgere l'attività del calciomercato in contemporanea con lo svolgimento delle partite. Sono veramente delle cose difficili da gestire. Qui noi abbiamo una grande facilitazione, l'ho sempre detto, che è quella che i nostri calciatori non hanno voglia di andare via, ma hanno voglia di restare. In altri contesti questo qui potrebbe essere un rischio forte, quando il giocatore non vede l'ora di andare via e perciò non è tranquillo nel poter svolgere le partite. Perciò ritengo che va fatto un elogio alla conduzione, a tutti i singoli calciatori, perché veramente... E ho detto, può essere episodico il fatto che abbiamo fatto 4 vittorie di seguito, potevano essere 3 vittorie e un pareggio, 2 vittorie e 2 pareggi, non lo so, però la prestazione della squadra è sempre stata estremamente positiva e questo perciò l'ho detto. Per quanto riguarda il resto che mi avevi chiesto, era riferito al fatto che la squadra forse... No, questo io non posso dirlo perché sarebbe un'opera di presunzione. Io dico che noi abbiamo modificato sfoltendo molto da un punto di vista numerico per dare modo anche dell'inserimento di qualche giovane all'interno, perché abbiamo mandato via, ora numeri precisi non ce l'ho, ma penso il doppio dei giocatori che sono arrivati, mi sembra, perché tra Benaluan, Mendes, Valdés, Sansone, Okaka, Rosi... Conè e poi un altro, 7-8 mi sembra, e ne abbiamo presi 4, no? Mi sembra, sì, 5. Comunque c'è 2 o 3 unità in più che sono quelle che chiaramente possono essere colmate dai nostri giovani. Non lo so io se ci siamo rinforzati. Sicuro non è stato fatto notare abbastanza che il nostro più grande acquisto del mercato di gennaio è Paletta, perché non l'abbiamo mai utilizzato, e perciò significa che è come se l'avessimo riacquistato, non avendo ceduto Paletta. Secondo me è un acquisto. Poi, come ho detto, nell'ambito delle logiche e delle caratteristiche abbiamo cercato di modificare di comune accordo col tecnico in riferimento alle caratteristiche specifiche. Non ho timore, ho sentito anche che per esempio noi avevamo preso Schelotto perché sapevamo già di vendere Biabiani. Questo lo tengo a precisare, non è così, perché Schelotto non va a sostituire Biabiani, ma Schelotto andava a sostituire Rosi, cioè è un qualche cosa di diverso. Perciò voglio dire, mi auguro che tu abbia ragione, che abbiamo migliorato. Io già mi accontenterei di rimanere nel trend di quello che è stato per arrivare ai 32 punti, insomma, che se noi riusciamo a dare continuità e fare altri 30 punti sarebbe da divertirsi, però dubito, non che ci si riesca, che questo possiamo esternarlo in questo momento, cioè è veramente... No, l'ho detto più volte, magari sono stato preso pure in giro tante volte nel senso buono, ma la palla di vetro non ce l'ho. Io penso di aver fatto il massimo e più di così non so che fare, anche perché noi abbiamo fatto un qualcosa che per noi nella continuità è importante, un concetto di vendita reale di plusvalenza, e abbiamo risparmiato
tantissimo se rapportiamo negli ultimi 5 mesi, nemmeno i 6, a livello di ingaggi. Direttore, io invece volevo sapere in un'ipotetica tabella quanto manca per arrivare alla completezza della, portare la squadra a una mentalità vincente e completa, cioè quando era stato preso Donadoni mi ricordo che era stato preso proprio per portare una mentalità vincente. Quanto manca nei vostri progetti, più o meno nei vostri piani? Ma mentalità vincente è una parola grossa. Mentalità e dare un input di quello che è il Parma è una cosa più abbordabile. Vincente dipende dai risultati, dipende dalle altre squadre, da come si rinforzano, perché poi magari fai 4 vittorie, c'è una mentalità vincente, ne perdi 2 e c'è una mentalità perdente. Noi, io ritengo che abbiamo dato un messaggio al calcio italiano di una mentalità, di un modo di proporci in campo che è sempre lo stesso dalla prima partita fino all'ultima. Ritengo che noi abbiamo cambiato, modificato qualche cosa soltanto per ovvio, per necessità, l'atteggiamento soltanto con la Juventus in casa, che poi alla fin fine ci poteva produrre pure un risultato, perché se non c'è l'invenzione di Quagliarella magari portiamo a casa un punto. Però noi l'atteggiamento ce l'abbiamo avuto sempre uguale e siamo coscienti che dobbiamo avere questo atteggiamento, perché per le caratteristiche del giocatore, io non sto dicendo che preferisco avere un atteggiamento spregiudicato ad un altro più difensivo, dico solo che uno deve vedere che logica di calciatori ha in mano. E io, vedendo per esempio i primi 20 minuti di Livorno del secondo tempo, mi rendo conto che non siamo una squadra che può tenere, è una squadra che se non gioca, se si mette in testa di tenere, può e meritatamente pareggiare anche il Livorno, perché in tutto questo percorso di partite, secondo me di vittorie, penso che dobbiamo essere onesti, a differenza di altri dirigenti, di altri allenatori, dobbiamo essere onesti che i primi 20 minuti, mezz'ora di secondo tempo di Livorno, se non c'era Mirante, meritava il pareggio. Questo è perché? Perché abbiamo pensato, secondo me, di gestire quel vantaggio che avevamo. Noi non siamo, secondo me, una squadra portata a poter gestire, o quantomeno si può fare come con l'Udinese, non rischiando nulla, però sempre con una logica di giocare palla a terra, di giocarla, di far passare quel messaggio famoso che diceva un grande allenatore: se la palla ce l'abbiamo noi, rischiamo poco. Direttore, volevo chiedere quanto può essere importante dal punto di vista economico un piazzamento finale il più vicino possibile, diciamo così, all'Europa League, e quanto questo tipo di pensiero possa avervi accompagnato durante le operazioni del calciomercato. No, ma sicuramente l'ha detto anche il nostro presidente, che noi non volevamo indebolirci. L'Europa League avete visto anche ieri sera, già ieri sera. Con questo risultato si rischia, per il bene dell'Udinese, per i 4 anni che sono stato lì, per loro chiaramente me lo auguro, per il Parma meno, ma non perché ho l'ambizione, perché è chiaramente può essere un obiettivo. Quando io ho detto andiamo a prendere quelli davanti è perché vorrei sempre dirlo settimana per settimana. L'Europa League se passa l'Udinese alla quinta posizione, se passa la Fiorentina alla sesta, perché l'altra semifinale è Roma-Napoli, si presume che sia la Roma che il Napoli siano fuori, e la Fiorentina, a meno che non fa un girone di ritorno disastroso, dovrebbe essere nelle prime 5. Perciò dico, l'Europa League da un certo punto di vista è una questione veramente di grande prestigio, di grande emozione per tutti. Però non pensate che arrivare sesti o ottavi o settimi cambi granché da un punto di vista di risorse. Perciò il discorso dell'Europa League comincia a produrre nel momento in cui si arriva poi ai gironi più avanti, ma sempre una produttività molto relativa in confronto alla Champions League. Per quanto riguarda invece per noi, se il Parma riesce a ottimizzare nel quinquennio dalla decima posizione in su, è un balzo in avanti per il prossimo triennio notevole per la ripartizione, perché va ad inserirsi nel 15% famoso degli ultimi 5 anni. E il Parma, purtroppo, almeno da quando sono arrivato io, ha avuto sempre quella stagione monca che era quella della Serie B,
che abbassava il rating. Ora noi siamo nell'ordine del tra l'ottava e la nona posizione, questo significa che se arriviamo un'altra volta sopra i decimi siamo alla nona posizione, visto che nelle ripartizioni di altro che veramente ci hanno meravigliato non poco, addirittura nel bacino d'utenza di tutto il resto siamo in ultima posizione, è chiaro che ce la giochiamo sul campo per cercare di recuperare quello che stiamo perdendo in riferimento a tutto il resto. E poi volevo chiederle sul discorso di Biabiani, l'impressione più o meno generalizzata era che, come dire, fosse un po' sul mercato, poi abbiamo letto le dichiarazioni del presidente, forse anche suo se non ricordo male, nel quale dicevate invece sì che è stato trattato ma è stato richiesto. Vorrei sapere appunto un po' come stanno le cose, sia per quanto riguarda il recente passato e soprattutto per quanto riguarda il futuro del giocatore, che immagino sarà sottoposto alla nuova firma del contratto. Ove ma guarda, qui non ci sono segreti. Poi quando si parla del Parma, magari capisco voi che fate il vostro mestiere, andate alla ricerca del pelo nell'uovo, ma come è giusto che sia, ci mancherebbe. Però io sono sempre stato abituato e ho abituato voi, fin quando ci sono riuscito, a dirvi le cose con molta libertà. Biabiani non è mai stato proposto, perché le trattative con i cinesi non sapevamo nemmeno, io obiettivamente non sapevo nemmeno che esistevano i cinesi, perciò facevo fatica pure con la lingua andargliela a proporre. Si sono fatti avanti, hanno parlato tramite intermediari che per di più si sono impegnati molto, hanno chiaramente sollecitato un qualcosa nei riguardi del calciatore, perché le offerte, poi io ribadisco sempre, è vero la squadra, l'amore verso tante situazioni, però davanti a 3-4 volte di più di quello che si guadagna normalmente, penso che si barcolli tutti, insomma, no? E sono andati avanti per tanti giorni per arrivare in fondo che di concreto non c'era nulla, tant'è vero mi sono fastidito, ho lasciato una riunione e ho detto via. È chiaro che pagavamo e perché si è arrivato all'ultimo, ho sentito anche queste trattative troppo spifferate. Qualcuno di voi mi sembra che era presente al calciomercato, cioè io ero rintanato, ecco lui non me lo ricordo, ero rintanato dentro una stanza, non potevo andare manco in bagno, cioè avevo le telecamere da tutte le parti e non ero nemmeno per riservatezza, addirittura ho scelto un albergo che non era quello dell'Ato Hotel, perciò me ne sono andato proprio un'altra parte e me li sono trovati lì tutti quanti. Penso significa che deve darvi un pochino, apro una parentesi e chiudo, deve darvi una grande speranza a voi giornalisti, perché se tutti gli alberghi di Milano sono pieni di giornalisti, invece c'è il lavoro per tutti, perché per coprire squadra per squadra diventa una cosa complicata. E perciò lì c'eravamo solo noi, o no, eravamo solo il Parma e c'eravamo lì. Poi anche qui apro una piccola parentesi, mi è stato riferito che era presente Ghirardi, non c'era mai, come se doveva fare qualche cosa, siccome ha detto il mercato lo facevo io, abbiamo risparmiato sul telefono, perché tanto Ghirardi sapeva tutto, non aveva quel giorno tante cose che aveva fatto una riunione a Milano per altre situazioni, ma io sono ben felice e contento che lui è presente con me, anzi si è divertito molto, perché poi alla fine non abbiamo combinato nulla, perciò è stata una bella giornata di mangiate, abbiamo mangiato, siamo stati insieme in quella saletta, lui era presente, ho sentito di Ghirardi furioso, che lui era presente e può dire lui se era mai furioso al rifiuto di Biabiani. Ghirardi, anzi, devo dire la sincerità, verità, quando io ho parlato con Biabiani che mi ha spiegato i motivi, per noi è stato veramente un motivo d'orgoglio, perché un ragazzo che rifiuta il doppio quasi di quello che prende nel Parma, perché e dichiara anche no, io voglio rimanere nel Parma perché voglio giocarmi una chance importante col Parma, cioè significa che qualche cosa di buono l'abbiamo pure fatto, no? E perciò, ritornando al tema, scusate la divagazione, di Biabiani, non è che l'ho offerto, ma con un contenuto contrattuale di quel tipo è chiaro che stimola l'appetito a qualche altro club, e questa è venuta una proposta del Milan che era in prestito e quale abbiamo detto con molta educazione che non era una cosa che ci interessava. E per quanto riguarda la Lazio, ho sentito, ci ha parlato Lodito con Ghirardi, è vero, ma io posso testimoniare che l'attenzione della Lazio
nei riguardi di Biabiani era da un pochino di tempo, a secondo come andava al mercato, che me la sollecitava a gridare direttamente a me. C'è un giocatore che era stimato, però lui giustamente ha detto: prima devo fare delle opere in uscita e poi dopo magari vengo su Biabiani. È normale che con un aspetto contrattuale di quel tipo può stimolare la cosa, ma nel momento in cui il ragazzo dice voglio rimanere al Parma, ci voglio rimanere a lungo, a quel punto noi non abbiamo fatto altro che dire siamo strafelici di tenere il calciatore e di non andare ad accingerci a fare una, lì sì, un'opera di mercato a luglio, che diventa abbastanza difficoltosa, perché noi prima ci abbiamo il discorso da risolvere con la Sampdoria e poi dopo dobbiamo andare a affrontare un tema su un calciatore che l'anno dopo viene a scadenza. E sempre a proposito di Biabiani, con il Milan la sera prima sembrava appunto tutto fatto, quando lei prima parlava di mangiate, insomma è andato anche con Galliani lì da Giannino, dove pare si mangi bene. E uscito di lì mi sembrava che le cose stessero andando in un certo tipo di modo, tant'è che in tanti insomma si sbilanciarono nel dare per già fatta l'operazione. Perché io passo sempre per un bugiardo. Il problema è lì, perché se tu avessi sentito le mie dichiarazioni fuori da Giannino, primo, non so bene o male, sono arrivato che avevo già mangiato, perciò io sono arrivato che mi sono stato chiamato e avevo già mangiato, io ho preso soltanto 2 fette d'ananas. No, questo qui no, è un amico, Lorenzo è un grande amico, perciò io mi sono trovato sempre bene, però in quel contesto non so dire se ho mangiato bene o meno, fette d'ananas se le fanno tutti insomma. E per quanto mi riguarda io ho rilasciato una dichiarazione, ho detto domani mattina ci vediamo, percentuali 2%, ho detto io lì in quel contesto avevo detto 2%, poi dopo tutti dicono vuoi fare pretattica, e poi mi hanno domandato anche, lì ci sono le registrazioni di Sky, e i cinesi meno 2, ho detto, perché me l'hanno andato, perciò ho detto 2% e meno 2, alla mattina sono diventate 0%, fine. Questo è un qualche cosa che io ho dichiarato, però magari non si crede di più ad un incontro, che siccome c'è l'incontro è fatta, ma questo comprendo che anche lì telecamere, situazioni pure da Giannino, perciò da Giannino le telecamere, dentro l'albergo mio le telecamere, da altre parti le telecamere, ho detto c'è molti giornalisti che lavorano, perché poi sono tutti diversi, non è che sono i stessi che mi seguono, capito? Perciò è importante. Senta, poi c'erano state delle critiche di Osti, se non ricordo male, a proposito invece dell'operazione Biabiani Lazio, qui sfumata, diceva che bisognava forse pensarci prima a fare una dichiarazione di quel tipo lì. Chi l'ha detto? Osti. Osti non c'era. Con tutto rispetto per Carlo, che è uno stimato professionista, nella trattativa a parlare con la Lazio c'era Sea Gramola, e poi forse voleva motivare il rifiuto del giocatore, magari. Però la Lazio ha fatto la sua offerta e noi la stavamo valutando insieme con la Sampdoria, con Sea Gramola, perciò probabilmente voleva dare un giudizio più nel complesso, di dire se fosse arrivata prima era propedeutico convincere con più tempo il giocatore, forse voleva dire questo, però lui non c'era insomma. L'ultimo incontro che ho fatto Ossi è stato lo scambio Pozzo-Caca, e c'era assolutamente unità di intenti in riferimento a questo, anche sulla vicenda della Cina, anche la Sampdoria era assolutamente allineata insieme con noi per fare una cessione che poteva essere importante insomma. Direttore, faccio un passo indietro, lei prima diceva che Pozzi vi dà delle caratteristiche diverse rispetto agli attaccanti che abbiamo in rosa, non solo secondo me in fase realizzativa ma anche quanto a profondità, perché la differenza di Okaka è un giocatore che attacca di più la profondità, lui giustamente onestamente con molta onestà parlava di spezzoni, però secondo me non è proprio un'alternativa a Mauri, potrebbe anche essere quando si pensa a un'alternativa si pensa alla riserva, potrebbe essere invece un'opzione diversa di un modo di giocare ma diverso. Questo è un problema dell'allenatore, io ribadisco e ti do ragione in riferimento a questo, che se noi andiamo a valutare, se noi diciamo il Parma, non lo so, come la domanda che mi faceva Paolo si è rinforzata, non lo so, io so soltanto che per caratteristiche, dando continuità a quello che è la logica offensiva, perciò i Cassano, i Palladino soprattutto più che Amauri, sono dei calciatori chiaramente che hanno il gol ma hanno anche molta possibilità di innestare qualcuno a far gol. Allora, se noi facciamo un ragionamento, Sansone, Cassano, Palladino, Amauri, secondo me, indipendentemente dalle qualità, che magari uno, Sansone ci auguriamo che diventi fortissimo per tanti motivi,
però voglio dire 3 contro 1 per caratteristiche, e così secondo me c'è un equilibrio che sono 2 e 2. Questo è un po' in modo molto puerile il ragionamento, no? E perciò io dico, di tutti quelli che sono andati via sono quelli che giocavano meno, quello che giocava di più era sicuramente Sansone, però dobbiamo partire dal presupposto che ha iniziato a giocare in un momento dove prima c'era un non utilizzo di Amauri, questo è il ragionamento che abbiamo fatto noi, e poi una situazione che tutti conoscete di Cassano. Nel momento che rientra in ballo Cassano Amauri si ritorna probabilmente all'inizio della stagione, e perciò a quel punto abbiamo fatto una scelta che è di natura economica e soprattutto anche di caratteristiche, meglio avere un finalizzatore, che a me Pozzi mi ricorda tantissimo da sempre Inzaghi, è un giocatore con quel tipo di rapidità all'interno dell'area di rigore di finalizzare, e io poi magari sbaglio e ritengo che questa rosa non aveva con quelle caratteristiche, cioè questo è.